Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle uscite di mercato. Anche quest'oggi tantissime notizie di cui parlare, video che usciranno continuamente, io penso anche durante febbraio, perché a parte che non voglio comunque sparare 45 video al giorno, ma mi piacerebbe andare avanti con un video al giorno, magari un extra, quindi essendo tantissimi video usciranno anche nel corso di febbraio, nonostante la finestra di mercato sarà chiusa, e va bene così. Ma al di là di questo, andiamo subito a parlare quindi dei vari colpi di mercato, anche perché questo non vuole essere un video in cui voglio parlarvi dei colpi appena escono, ma voglio fare delle riflessioni con voi in merito ai vari colpi, quindi possono essere fatte tranquillamente anche a distanza di qualche settimana, perché non è il mio intento di andare a fare la corsa del parlarvi dell'ufficialità di questo o quell'altro. L'importante comunque poi è parlarne, anche perché non devo fare come fanno gli altri, comunque che devono fare il video appena esce la notizia su Sky Sport, o fare il video dopo un secondo, cosa che non faccio neanche per le calabresi, perché ripeto, per me è importante che poi se ne parli, perché se ne parli tra un mese, tra 20 anni o dopo 2 secondi cambia poco, non sto lì a fare la corsa a fare il video subito. Il discorso però non c'entra una minchia, perché bisogna parlare un po' delle varie specialità. In questo senso partiamo dall'Italia, perché Benkovic, difensore classe 97, dopo aver rescisso il contratto ormai qualche tempo fa, qualche ora fa con il Leicester, approda ufficialmente alla corte di Cioffi, quindi all'Udinese. Difensore classe 97, come vi dicevo in precedenza, che firma ufficialmente con la formazione friulana un contratto, vediamo se lo trovo, perché qui un contratto quadriennale con opzione per il quinto, quindi contratto a lungo termine, giocatore su cui evidentemente la società ha voluto puntare, rinforzo molto interessante dalla Premier League, e potrebbe non essere l'unico, perché l'Udinese è interessato anche sempre per il reparto difensivo a Pablo Marì, e continua tra l'altro l'Udinese a fare questo mercato, ad andare a prendere giocatori di fisicità. Cioè l'Udinese c'è una squadra fisica, ragazzi, ma ce ne fosse uno basso, cioè fosse un brevilinio nell'Udinese, sono tutti fisici, tutti. Anche Benkovic è 1,94, molto molto fisicato, c'è una squadra veramente veramente arcigna, fisica, molto complicata da affrontare. E detto questo, un giocatore che tra l'altro poi può anche essere importante in termini di marcature, poiché ha una stazza importante, quindi sui calci piazzati può dare una mano a favore, ovviamente anche in realtà sui calci piazzati battuti da parte degli avversari. Rinforzo importante per quello che è il reparto difensivo. Detto questo, spostiamoci in Premier League, perché è ufficiale, El Ghazi approda all'Everton nello scambio con Digne, che è andato all'Aston Villa, ormai ne abbiamo parlato in realtà sul canale. El Ghazi va all'Everton, con in realtà un'operazione diversa, perché se Digne è approdato all'Aston Villa per circa 30 milioni di euro, quindi cifre molto importanti, El Ghazi va in prestito secco all'Everton, quindi poi tornerà all'Aston Villa. Operazione importante per un'ala classe 1995 che sta facendo bene da diversi anni ormai con la maglia dell'Aston Villa. In Premier sta facendo vedere buone cose, e all'Everton chissà che non possa dare una mano importante. Attenzione, perché poi bisogna capire chi sarà il nuovo mister dell'Everton, visto che Benitez è stato silurato, non è più l'allenatore dell'Everton. Potrebbe esserci quindi qualcun altro, vedremo se riuscirà a trovarsi bene il Ghazi anche con colui che arriverà come successore di Benitez, giocatore che ormai in categoria sta facendo molto bene. Tra l'altro, terzo rinforzo in questa sessione invernale per l'Everton, dopo l'approdo di Mykolenko e di Patterson, due giocatori giovani entrambi, ma molto molto interessanti per il futuro e anche a livello attuale per l'Everton. E aggiunge anche un El Ghazi che è un po' più offensivo rispetto, anche se Mykolenko pure e Patterson stesso arrivano diverse volte sul fondo, però sono più terzini che laterali, che fanno più la fase difensiva rispetto a un El Ghazi, che è un vero e proprio esterno offensivo. Detto questo, altra notizia, questa in Bundesliga, perché Itten lascia ufficialmente il Furt, attaccante classe 96 che rescinde così il prestito con la squadra tedesca e torna al Rangers, dove tra l'altro potrebbe essere integrato in gruppo. Non so onestamente se venga ceduto ulteriormente o meno, ma penso che
Van Bronckhorst lo voglia confermare, anche perché è un giocatore che in Scozia non fece male negli ultimi anni, ha voluto fare questa esperienza in Germania con il Furt, però fallimentare, anche perché la squadra sta facendo veramente veramente male, un Furt che è ultimissimo in classifica e quindi torna dal prestito. Rimanendo però a parlare di calciomercato internazionale, colpo molto interessante segnato al PAOK, squadra che sta facendo un buon campionato quest'anno, ovviamente greco, campionato greco, che ufficializza l'approdo, l'arrivo di Sastre. Stiamo parlando di un terzino classe 1997 che arriva dal Mallorca in prestito con titoli di riscatto a favore del PAOK, operazione molto interessante perché in Grecia arriva un giocatore certamente non un fenomeno, ma un terzino discreto di buone qualità, discrete buone qualità, che in un campionato come quello greco può sicuramente dare una mano importante al PAOK anche per centrare l'obiettivo di tornare in Europa dopo una stagione d'assenza, perché quest'anno il PAOK non si è qualificato all'Europa. In Europa comunque c'è anche il diritto di riscatto, quindi eventualmente può anche essere riscattato in estate dovesse far bene. In un palco dove tra l'altro c'è Kurtic che da centrocampista e rigorista sta facendo cioè, ragazzi, Kurtic al palco ha fatto tipo 14 gol. Cioè, ovviamente sta facendo numeri incredibili. Kurtic, che lo conosciamo molto bene in Italia, avendo giocato al Parma soprattutto negli ultimi anni. Ma ripeto, al PAOK, anche perché rigorista, ha fatto tipo 13-14 gol, ovviamente numeri incredibili. E ma al di là di questo, rinforzo sicuramente importante per quella che è la fascia con l'arrivo di Sastre dal Mallorca. Detto questo, altre notizie, ci spostiamo in questo caso in Serie C, diverse notizie perché è ufficiale il rinnovo di Damiano Cancellieri con il Monterosi. Sono contento perché il terzino classe 2001 firma fino al 2023 con la squadra Tuscia, comunque con la squadra della Tuscia. Quindi rinnovo biennale per lui, giocatore under che a me piace. Se vi ricordate, ne ho parlato nei calciatori che seguo sul primo canale, perché mi segue anche sul primo canale. Questo se lo ricorderà. Cancellieri, terzino comunque dalle buone qualità, buon cross. A me piace, onestamente, arriva bene sul fondo, sa fare anche discretamente la fase difensiva. Un class 2001 che può crescere tanto e fa bene il Monterosi a rinnovarlo. Sicuramente notizia importante. Detto questo, addio invece nel Catania perché lascia, rescinde il contratto ufficialmente, Ceccarelli, alla classe 92 che non ha praticamente mai trovato spazio in quel di Catania quest'anno, un giocatore tra le altre anche ex Feral Pisalò che, ripeto, sotto gli ordini di mister Baldini non ha trovato molto spazio. Hanno giocato molto di più i vari Russotto, comunque diversi altri calciatori che hanno giocato con più continuità rispetto a Ceccarelli che invece non è che abbia giocato molto. Adesso vedremo se si accaserà da qualche altra parte. Fatto sta che a livello attuale è svincolato e libero di accasarsi un po' dove gli pare. Altra notizia molto interessante perché è un giocatore che intrigava anche al Catanzaro di Vivarini, Di Noia, centrocampista classe 1994 che approda ufficialmente in prestito al Gubbio. Molto molto interessante questo acquisto, anche perché il Gubbio è una squadra che a me onestamente intriga. A me piace come squadra il Gubbio, giocatore che ha iniziato la stagione alla Fidelizzane, dove comunque ha trovato molto molto spazio. Di Noia l'ha praticamente giocate tutte le partite, però ha voluto lo stesso lasciare la Puglia per spostarsi un po' più a nord, spostarsi quindi al Gubbio che milita nel girone B e che sta facendo un discreto campionato. Tra l'altro c'è anche Arena, ex FC Messina, che sta facendo veramente molto, molto, cioè sta facendo abbastanza bene con il Gubbio, ma che ha fatto molto bene in D l'anno scorso, nel girone E. E al di là di questo, una squadra che a me piace molto il Gubbio, devo dire. Sicuramente un rinforzo interessante per il parte centrocampo, un giocatore tra le altre anche ex Perugia, che ha, nonostante comunque non ha un'età avanzata, ma ha già fatto diverse esperienze importanti, formula del prestito. Quindi tornerà poi alla Fidelissandria, però devo dire che secondo me può fare bene nel girone B al Gubbio. Detto questo, altre notizie, questa in Casalatina perché ufficiale una cessione in prestito in Serie D. Infatti Pastore non è quello della Roma, che tra l'altro piace la Salernitana se non mi ricordo male, comunque potrebbe tornare in Serie A Pastore, ma è quello del Latina, alla classe 2002 che lascia il Latina in prestito per approdare alla Vastese. Quindi in Serie D, nel girone F nello specifico,
prestito fino al 30 giugno 2022 e volto per permettere al calciatore di trovare più spazio e mettersi in mostra. Giocatore molto giovane su cui comunque il Latina vuole puntare e quindi fargli fare questa esperienza per crescere semplicemente. Detto questo, altre notizie, parliamo in questo caso di un rinnovo, perché Marchi rinnova con la Fermana, attaccante classe 1985, attaccante di grandissima esperienza, che rinnova per i prossimi 2 anni con la Fermana, colto che è in scadenza quest'anno, rinnova per un altro anno, prolunga per anche l'anno successivo, quindi l'anno successivo a questo, quindi per la prossima stagione fino al 2023 il contratto suo è in essere. Attaccante che tra l'altro ha giocato anche alla Juventus Under 23, ha giocato anche al Monza, attaccante che ormai naviga in Serie C da anni, ha sempre fatto discretamente bene e la Fermana quindi lo vuole confermare anche per le prossime stagioni. Detto questo, di altre notizie, 2 in casa Potenza, una cessione ed un acquisto, e questo nel... Allora, in realtà sono 2 acquisti, di cui uno slegato da tutto e uno scambio. In merito all'acquisto slegato da tutto, arriva ufficialmente al Potenza Koblar, difensore classe 1999, che arriva in quel di Potenza alla corte di mister Trocini in prestito secco, anche se Trocini in realtà sembrerebbe essere vicino all'esonero, però vedremo un po'. Ma in questo momento non ancora sulla panchina del Potenza, nel momento in cui sto registrando. Arriva in prestito al Frosinone, difensore che può sicuramente far bene, è ancora giovane, ha ampi margini di miglioramento e chissà che a Potenza non possa ritrovarsi e fare bene. L'altra operazione invece è uno scambio, come dicevo, perché Sessa approda ufficialmente al Lavello, quindi nel girone H di Serie D con la formula del prestito, ha la classe 2002 che quindi lascia Potenza per rimanere tra l'altro in Basilicata, perché Lavello si trova in Basilicata a livello geografico, a Lavello geografico in realtà, e per meglio dire, e al di là di questo under di prospettiva su cui il Potenza comunque vuole puntare, che lo fa, lo manda in Serie D per farlo crescere. Arriva però al posto di Sessa in scambio Burzio, attaccante classe 1992, che approda così al Potenza in questo scambio con Sessa. Scambio che alla fine poi va a valorizzare, cioè che va tutto nelle va a guadagnarci Potenza, perché c'è un giocatore suo in prestito che può fare esperienze importanti in Serie D, e acquista un attaccante di esperienza che ha esperienze sia in Serie D che poi anche in Serie C, e che può comunque essere un'arma in più a disposizione del mister per la prossima e la successiva parte di stagione, che è il giorno di ritorno, che in realtà è già iniziato, ma che sarà decisivo per il Potenza, un Potenza che si trova nei bassi fondi della classifica del girone C. Al di là di questo, altre notizie importanti, sempre rimanendo in Serie C perché c'è molto da parlare in questo senso. Parliamo di una notizia nel Montevarchi, infatti ufficiale l'approdo di Boccadamo in quel di Montevarchi, quindi in Abruzzo, terzino classe 99 che firma un contratto annuale, quindi fino al 2022 con il Montevarchi. Squadra che ha dato milita nel girone B, che sta facendo discretamente, rinforzo assolutamente interessante, giocatore che ha giocato al Molfetti in Serie D, tra l'altro totalizzando 18 presenze, quindi praticamente giocando quasi sempre, quindi non è quel classico giocatore che viene, che deve da te svernare oppure devi ritrovarlo da un punto di vista fisico, è già pronto subito a giocare, rinforzo interessante per quello che è Paolo Terzini, giocatore tale altre anche ex Taranto, che potrebbe dare una mano importante al Montevarchi, quindi rinforzo di livello, ma ancora più di livello è quello signato dalla Canese di Totò Di Natale, perché è ufficiale l'arrivo di Berardocco. Stiamo parlando di un centrocampista classe 1991 che firma un contratto triennale con la Canese, arriva direttamente dalla Juve Stabia per circa 20.000 euro, quindi la cifra di acquisto è più o meno questa, quanto si legge in giro, operazione importante, tra l'altro un contratto a lungo termine, perché in Serie C sono solitamente le squadre abituate a far firmare contratti biennali, almeno io ho praticamente nei pochi anni della mia vita ho sempre visto contratti biennali fatti sia dalle parti delle squadre di Serie C,
E questo, ma perché allora funziona così: i contratti sono nel dilettantismo annuali praticamente sempre, biennali in Serie C, e da Serie B in su sono contratti pluriennali. Si va a parlare un po' di giovani, eccetera. La maggior parte delle volte è così. Poi non è sempre così, perché è normale che non sia sempre così, sarebbe stato anche il contrario. Però la maggior parte dei casi è questa. In questo senso, contratto a lungo termine fino al 2024, un centrocampista di esperienza che ha sempre fatto abbastanza bene in Serie C, in categoria, giocatore che può fare il regista, ha delle qualità importanti, può fare anche la mezzala, centrocampo è un rinforzo di livello che sicuramente la Canese avrà individuato anche grazie a Mister Di Natale. Quindi rinforzo assolutamente interessante che può dare una mano importante alla Canarese per la seconda parte di stagione, ma anche per le altre, avendo anche un contratto a lungo termine. Di altre notizie, questa in casa Pescara, perché ufficiale la rescissione con Valdifiori, centrocampista classe 86 che rescinde con il Pescara. Notizia ormai nell'aria, visto che si parlava anche di un interessamento forte da parte del Siena nei suoi confronti. Giocatore che alla corte di Mister Lautari non ha saputo dimostrare quanto effettivamente vale, perché anche qui è il classico giocatore che ha delle ottime qualità, perché Valdifiori tecnicamente parlando non si discute, ma che poi può fare male, perché ci sta che un giocatore per qualsiasi motivo faccia male. Viene da stagioni negative negli ultimi anni, vedremo dove approderà. Ripeto, si parla di Siena, ma è un giocatore che ha giocato anche ad Empoli con Sarri, ha giocato anche a Napoli con Sarri, in Serie A, ha avuto una carriera importante alle spalle e che ha sicuramente un curriculum di livello. Chiunque lo voglia andare a prendere, sicuramente dal punto di vista tecnico non va a sbagliare, però c'è da capire a livello mentale se è ancora in grado di poter reggere certi ritmi e certe pressioni. Vedremo un po'. Fatto sta che il contratto con il Pescara è stato rescisso, quindi non sarà più del Pescara. Altre notizie, questa in casa Feral Pisolò, perché è ufficiale l'approdo di Girgi alla Feralpi, terzino classe 2000 che arriva in prestito all'Atalanta, giocatore che va così a rafforzare il reparto terzini. Ha collezionato fino a questo momento solo due presenze con la Carrarese, quindi ha già giocato la prima parte di stagione di Serie C, ma trovando molto poco spazio in quel di Carrara, per cui ha lasciato la Carrarese, terminato in prestito, tornato all'Atalanta, che lo rigira in prestito, in questo caso la Feral Pisolò, che ci vuole puntare. Giocatore che è comunque molto giovane, un class 2000, quindi è un under. Vedremo se verrà utilizzato fin da subito come titolare, oppure se servirà un po' come tappabuchi nel ruolo di terzini. Vedremo un po'. Al di là di questo, di altre notizie, questa in casa Prosesto, rescissione contrattuale. Buongiorno, infatti, rescinde con la Prosesto, attaccante classe 94, che lascia così la formazione lombarda, e tra l'altro ha già siglato un accordo con l'Union Clodiense in Serie D, quindi ha già le idee ben chiare. Approda all'Union Clodiense, lì sicuramente ripartirà la sua carriera dopo aver fatto la prima parte di stagione negativa alla Prosesto. Giocatore che è ancora in piena carriera, poiché è un classe 94 e che quindi riparte dalla D. Altra rescissione contrattuale, sempre rimanendo in Lombardia, in casa Mantova, perché ufficiale Bucolo rescinde il contratto con il Mantova. Stiamo parlando di un centrocampista classe 1988 che lascia così la formazione lombarda, dove ha trovato poco spazio. Rosario Bucolo è un giocatore dalle mille esperienze, ha giocato a Catania, conosciutissimo nella Girone C soprattutto, e adesso comunque, dopo aver fatto questa esperienza a Mantova, rescinde il contratto e vedremo un po' dove si accaserà. Tra l'altro si parla di Potenza, si parla comunque di diverse piazze interessate al giocatore, che potrebbe così rafforzare la rosa. Anche qui, giocatore che tecnicamente parlando non si discute, perché Bucolo ha esperienza alle spalle, è un giocatore che per la categoria è importante. Ovviamente quando io parlo, ecco, questo è un altro discorso, quando io parlo di tecnicamente parlando non si discute, faccio sempre riferimento alla categoria in cui si trova, perché non dico che Bucolo è da Champions League. Bucolo è forte per la categoria in cui si trova, cioè Serie C. Questo io lo sottintendo sempre, però a volte va anche sottolineato, perché magari uno pensa che Bucolo sia non è così assolutamente forte per la categoria in cui si trova. Poi anche quando parli di Serie D è forte, è un giocatore, io dico che ne so, Terranova è forte, ma Terranova è forte per la Serie D, ovviamente non è che della Lamezia, no? Non è che è forte per la Juventus, no, è forte per la categoria in cui si trova. Questo è un po' quello che vado poi a dire. Non lo dico mai, ma in realtà lo sottintendo, perché mi sembra anche abbastanza ovvio che non sia forte per il Bayern Monaco, cioè quello è il discorso. Per
Ma al di là di questo, sicuramente, grazie anche alla sua esperienza, può dare una mano a chiunque vada a puntarci. Attualmente, però, è svincolato. Altre notizie: questa in casa Juventus Under 23, perché c'è una cessione ufficiale in Svizzera e continua, tra l'altro, la Juve, questo rapporto tra Juventus e Svizzera, dove la Juve ha ceduto in prestito diversi giocatori, soprattutto al Sion, al Lugano. Adesso lascia la Juve Under 23 Lungoi, attaccante classe 2000, che approda al San Gallo con la formula del prestito secco, operazione importante, un giocatore che va a fare un'esperienza in un campionato che molti sottovalutano, ma che in realtà è di livello importante, è abbastanza probante. Andrà a fare quindi questa esperienza al San Gallo, che quest'anno non sta riuscendo a confermare quanto di buono fatto invece l'anno scorso, in cui se l'è lottata fino all'ultimo con lo Young Boys, per dopo comunque essere colata nella parte finale di campionato, ma si è lottata comunque fino quasi alla fine per poter vincere il titolo. Giocatore che quindi lascia la Juventus Under 23 per fare questa esperienza particolare, diciamo così, questa esperienza nuova in Svizzera. E secondo me può fare bene anche in prospettiva, è un giocatore molto interessante, quindi da visionare e tenere sott'occhio. Ultime tre notizie. Parliamo di Gubbio, perché è ufficiale, Migliorelli rescinde il contratto con il Gubbio, terzino classe 98, che quindi lascia così la formazione Umbra, giocatore che quindi dopo aver fatto una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio, lascia la squadra il Gubbio, e vedremo un po' dove si accaserà. Io penso che si apriranno per lui le porte della serie D, vedremo se troverà l'accordo con qualche squadra, però il fatto è che non militerà più nel Gubbio, questo poco ma sicuro, avendo rescisso il contratto. Al di là di questo, ultime due notizie: questa in casa Monopoli, una cessione in Serie D, perché ufficiale, Desiderato approda al Brindisi in prestito, quindi va nel girone H di Serie D con la formula in prestito secco. Centrocampista classe 2003 che lascia così il Monopoli, giocatore che ha giocato principalmente in primavera, che ha delle buone prospettive, su cui Monopoli punta, ma che vuole far giocare evidentemente, per cui lo cede al Brindisi con la speranza che lì possa trovare spazio e possa mettersi in mostra e il risalto. Ultima notizia, proprio in casa Mantova, perché dopo la rescissione con Bucolo c'è anche l'ufficialità di un colpo di mercato molto molto importante. Approda infatti al Mantova Galligani, attaccante classe 1992, che firma un contratto annuale, cioè fino al 2022, fino al 30 giugno 2022, un rinforzo di alto livello, perché Galligani per la categoria è un attaccante importante che ogni anno fa il suo, che ha alle spalle diverse esperienze di livello in stagione, in carriera. In questa stagione ha giocato alla Carrarese, ma trovando poco spazio. Tra le altre cose, ha fatto tra l'altro molto bene l'anno scorso al Grosseto. Il Grosseto, che l'anno scorso era neopromosso e fece un ottimo campionato. Galligani ha fatto l'anno scorso 11 gol e 8 assist, veramente molto bene. Quest'anno non si è confermato a Carrara, evidentemente ha avuto problemi con il mister, ha avuto problemi con l'ambiente. Adesso può ripartire da Mantova con un'esperienza nuova, e chissà che non possa qui trovare le giuste condizioni per poter far bene. Anche lì un attaccante che ha fatto molto bene a Grosseto, chissà che, ripeto, a Mantova non possa ritrovarsi. Sicuramente è un profilo importante per la categoria e può dare una mano importante ad una squadra che vuole cercare di fare bene, evitare i playout e chissà anche magari puntare ai playoff, in un girone, tra l'altro, quello il girone A, che non vanta certamente squadre di caratura importantissima, ecco, diciamo così. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!